Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustabox. Questa volta non la sollevo perché è sempre più pesante ogni mese, quindi la lascio giù e vi faccio vedere direttamente tutti i prodotti che ho trovato all'interno. Se ancora non sapete di cosa si tratta, andate a vedere giù in info box perché vi ho lasciato tutti i dettagli, compreso il codice sconto. Però, se mi seguite da un po' di tempo, sicuramente sapete benissimo di cosa si tratta. Non perdiamoci troppo in chiacchiere, andiamo subito a vedere i prodotti che ci sono all'interno. La prima cosa che vedo è una sfogliata della marca Casa della Piada. Io adoro questi prodotti, li utilizzo spesso anche come sostituto del pane, quindi anche, diciamo, non nella versione classica, ma anche come accompagnamento ad una pietanza o ad un contorno. Poi vedo un prodotto che mi fa fare un salto indietro nel tempo, ossia i Chocorì Motta, che sono degli snack di cioccolato al latte con riso soffiato. Ce ne sono 5 confezioni qua dentro e mi fanno fare un salto indietro nel tempo perché io questi li mangiavo quando andavo alle elementari e alle medie. Non tutti i giorni, ovviamente, però ogni tanto mangiavo anche qualcosa di questo genere nell'intervallo, quindi come snack di metà mattinata. E mi fa proprio fare un salto indietro nel tempo perché poi non li ho mai più mangiati e adesso sono felice di poter assaggiare di nuovo questo snack perché non mi ricordo neanche il sapore che ha e sicuramente mi farà ripensare a quel periodo della mia vita. Comunque sono buonissimi. Poi sul retro della confezione c'è anche la pubblicità dei Biancorì che sono gli stessi ma col cioccolato bianco. A me non piacevano tanto quelli col cioccolato bianco perché ho sempre preferito il cioccolato al latte o fondente. Un'altra cosa dolce buonissima sono i bocconcini mille foglie della marca Matilde Vincenzi con crema di cioccolato. Io avevo provato quelli con crema chantilly, ho provato quelli con la marmellata di lampone, questi sinceramente non li ho mai assaggiati, quindi li assaggio volentieri. Poi un altro prodotto dolce della marca Wintors, spero si pronunci così, sono questi cioccolatini bianco cuore. Sono praticamente delle praline, chiamiamole così, di cioccolato al latte con crema al latte e cereali. Io avevo preso quelli sferici, quindi proprio le classiche praline. Questi invece forse hanno una forma, diciamo, un po' più irregolare, però penso che il sapore sia lo stesso perché il ripieno è esattamente identico e mi ricordo che erano buonissimi. Passiamo dal dolce al salato, ci sono dei cracker Gran Pavesi e sono un po' particolari questi perché hanno riso integrale e curcuma, sono ricchi di fibre e senza olio di palma. Questi non li avevo proprio mai visti, non so se sia un prodotto nuovo oppure se si trovano già in vendita, però li assaggio volentieri. Poi un prodotto che mi piace sempre sono le barrette con frutta secca, in questo caso abbiamo anche cioccolato. Questi sono degli snack abbastanza sani, abbastanza leggeri, che mi fanno piacere quando magari dopo pranzo o dopo cena mi capita di avere ancora fame, però magari non voglio una cosa dolce perché altrimenti mi appesantisce troppo e allora mangio magari mezza barretta di questo genere. Ogni tanto faccio anche queste cose. Poi un prodotto della Knorr che io gradisco molto, anche se non ho mai provato questa versione, sono questi mix di cereali, verdura e legumi. In questo caso abbiamo bulgur, orzo, zucchine, ceci e zenzero. Questi sono ottimi preparati sia come zuppa, quindi un pochino più liquidi, sia come risotto, quindi un po' più asciutti. Li ho provati in tutte e due le versioni e devo dire che mi piacciono sempre in entrambi i modi. Non ho mai provato questa versione particolare, ma a giudicare dagli ingredienti che ci sono dentro, credo che mi piacerà. Poi della marca Velarte abbiamo due confezioni di schiacciatine. Sono schiacciatine molto piccole perché le sento al tatto, devono avere la dimensione di un'unghia al massimo, però sono comunque schiacciatine di pane croccante, dentro hanno semi di girasole e gusto barbecue. Queste le assaggio volentieri. Poi della marca Velarte mi erano piaciute molto le Pipas, che sono quelle schiacciatine con i semi di girasole, o forse ci sono anche quei semi di lino, e diciamo che credo mi piaceranno anche queste. Poi vedo una bellissima confezione di caramelle, secondo me molto bella, molto elegante, può essere anche un'idea regalo, se volete regalare delle caramelle, secondo me una confezione del genere è molto carina. Queste sono le classiche gelatine, quindi quelle caramelle morbide alla mora e al lampone. Io non è che vado matta per le caramelle, sono sincera.
Però, insomma, è comunque una cosa che ogni tanto posso anche mangiare. Più che altro in questo caso ammetto che mi piace tantissimo la confezione, hanno un packaging favoloso. Poi passiamo ai succhi di frutta perché ne abbiamo due confezioni da tre, quindi tre monodosi della marca Santal senza zuccheri aggiunti, gusto pera e gusto ace, quindi limone, carota e arancia. Questi sono molto comodi soprattutto da portarsi nella borsa o se avete dei bambini che vanno a scuola o dei ragazzi che vanno a scuola, nello zaino è comunque molto più pratico portarsi dietro questo piuttosto che la bottiglia o anche la bottiglietta da mezzo litro, secondo me è più pratico. Poi un prodotto che mi serviva, ma ahimè avevo dimenticato di acquistare, la passata di pomodoro. In questo caso della Mutti, io mi trovo benissimo con questa marca, l'ho già utilizzata per fare una serie di cose in cucina e mi sono sempre trovata benissimo. Questa è la confezione più piccola, in particolare da 400 grammi, però siccome mi serviva e davvero mi ero dimenticata di acquistarla, la utilizzerò già stasera. E poi come ultimo prodotto una bottiglia di Fanta senza zucchero. Io non amo particolarmente le bibite, però sicuramente potrò regalarla a qualcuno oppure portarla al prossimo pranzo o alla prossima cena tra amici. Questi erano tutti i prodotti della Degustabox. Io vi invito a farmi sapere nei commenti se poi avete deciso di provarla oppure no. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.